Signor Presidente, la sua presenza ci fa onore e, oltre alla vicinanza del nostro dolore di familiari di vittime o di feriti nella strage del 2 agosto di 40 anni fa, la consideriamo un impulso alla nostra richiesta di verità e giustizia. Come lei sa, i giudici della Procura Generale di Bologna stanno portando avanti un'indagine molto complessa che sta facendo luce sui retroscena della strage, coinvolgendo ancora una volta vertici degli apparati dello Stato, e per noi la sua partecipazione è anche il simbolo del sostegno all'impegno di quei giudici. Vorremmo quindi cogliere l'occasione solenne per sottoporle alcune questioni che ci stanno a cuore e riteniamo molto importanti sia per noi sia per tutti i cittadini e le cittadine che credono nella nostra Costituzione e sono contrari ai tentativi di abbatterla. Con la nuova legislatura si è finalmente avviata la digitalizzazione dei processi di interesse storico che riguardano il terrorismo e le stragi, e siamo convinti che con un'analisi attenta dei documenti conservati si potrebbero fare altri passi importanti alla verità e avviare un'importante stagione di ricerca. L'iter avviato, e ci auguriamo che non ci siano intoppi o ripensamenti, e i due ministeri, giustizia e beni culturali, continuino a mantenere i loro impegni. La direttiva Renzi del 2014 aveva suscitato grandi aspettative da parte dei familiari delle vittime, ma nonostante le premesse e gli impegni presi, i versamenti della documentazione delle amministrazioni dello Stato sono stati invece scarsi e di nessun rilievo. Sono passati 6 anni e i buchi sono evidenti, come la volontà di non andare davvero in fondo e di non rimuovere gli ostacoli politici e burocratici che tengono in ostaggio la documentazione classificata. La legge 206 del 2004, nuove norme a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonostante gli impegni presi ad ogni anniversario, la legge non è stata ancora completata. Spero che un suo intervento possa far comprendere quanto sia meschino anche per i politici promettere negli anniversari e non mantenere gli impegni durante il resto dell'anno. La ringraziamo quindi per la sua venuta a pochi giorni dall'anniversario e sono certo, come Presidente dell'Associazione e come cittadino di questo Paese, che sarà di buon auspicio per riportare al centro la verità e silenziare i tanti depistatori che speculano sulle vicende tragiche di questi anni bui. Noi ne siamo certi. Con cordialità e gratitudine, la nostra associazione. Grazie.